Signori, 1000 condivisioni e 5000 mi piace e torniamo domani con un nuovo episodio sulle calciatori panini 2023-2024. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi signori è il grande giorno, ragazzuoli, sono finalmente uscite le nuove figurine dei calciatori panini 2023-2024, la nuova collezione di quest'anno. Come ogni anno non vedevo l'ora signori che uscisse. Come avete visto, la prima uscita in anteprima tra virgolette me la danno con Topolino e una card esclusiva di Lautaro Martinez. Oggi con noi signori abbiamo l'album che vi avevo già fatto vedere e qui abbiamo, ragazzuoli, il boxettino con esattamente 80 pacchetti dentro. È quello ovviamente che vi vendono in edicola. Più avanti, penso tra una settimana, uscirà anche quello da 100, ma per il momento vabbè, non possiamo lamentarci, ragazzuoli. Andiamo subito ad aprire il nostro album, quindi andiamo a tagliare, ragazzuoli. Ovviamente mi raccomando, tanti mi piace se volete appunto altri video sulla collezione delle calciatori panini, ragazzi. Allora ci togliamo subito il topolino e vabbè, questo ce lo vedremo poi. Così interessante però, no, ok, perfetto, quindi via. E poi, ragazzuoli, allora l'album che adesso ci andiamo subito a vedere, lo mettiamo un attimo da parte, i quattro pacchetti, e penso che la card speciale di Lautaro sia o dentro i quattro pacchetti o in alternativa dentro l'album. Comunque ovviamente lo scopriamo subito perché ce lo andiamo subito a sfogliare. Tutto in rilievo, ragazzuoli, come sempre. Beh, ma è tutto in rilievo, bellissimo. Allora andiamo a vedere un attimo la composizione di tutti i giocatori. Abbiamo Chiesa, Luis Alberto, Osimhen, Lautaro, Lukaku. Ovviamente tutti i campioni per ogni squadra, ragazzi. Andiamo subito a vedere come si presenta. Attenzione, abbiamo i palloni ufficiali qua. All'interno dovremmo avere, parte subito con l'Atalanta, ovviamente. Ecco qua, Bologna, grandissimo Bologna quest'anno, ragazzi. Mamma mia, Cagliari. Quello che volevo vedere era cosa abbiamo all'interno, perché so che abbiamo la serie A femminile e la serie C in digitale, se non erro. Quindi comunque grande il nostro amico, che dirà signori, olè, grandissimo Genoa con Reteghi e la Sverona. Andiamo a vedere anche le big adesso. Inter, ragazzi, eccola qui, olè l'Inter. Poi abbiamo la Juventus. Qui sotto abbiamo altri giocatori, ok? Probabilmente non hanno la figurina ed è per questo che sono stati inseriti sotto la voce altri giocatori. Ovviamente Federico Chiesa, eccolo qua. Timothy Weah. Abbiamo la Lazio. C'è Rovella, vero? Non me l'avete messo negli altri. Molto bene, molto bene. Luis Alberto, Lecce. Abbiamo anche il Milan con Giroud. Allora, mi piace come è impaginato quest'anno, vi devo dire. Mi piace, molto semplice, tra virgolette, con un bello sfondo, diciamo, e la pagina con i top, diciamo, della situazione, come in questo caso Leao. Pulisic, ok. Andiamo avanti, vediamo un po' alla fine Torino, Udinese, e vediamo un po' come riparte. Allora, eccoci qua. In Serie A, ragazzi, quindi con tutte le squadre eSports, le squadre di FIFA, come ovviamente sappiamo. Poi abbiamo il Player of the Month, il Coach of the Month, questi verranno, penso, aggiornati man mano con le varie uscite. Calcio mercato, ovviamente sono gli upgrade che avremo a, penso, a febbraio. La Panini più amata per dicembre a marzo, vota la tua figurina preferita sui social, ok, di Panini. Ah, ok, e poi faranno le Panini più amate, ma pensate, in uscita 3 febbraio, 9 marzo, 13 aprile. Onesto. Serie A femminile, ecco qua, dove abbiamo qui le squadre, ma penso che in digitale, come vi dicevo appunto, ci dovrebbe essere la possibilità proprio di completare l'album in digitale, mentre qua abbiamo la Serie B, ok, con tutte le squadre. Anche qui andiamo fino in fondo, vediamo un pochettino cosa abbiamo dopo. Quindi calendario, qui abbiamo dentro ogni pacchetto potrete trovare, ottenere un codice, 5 figurine digitali, ok. Una volta completato l'album digitale potrai ordinare la tua copia stampata. Attenzione, questa è una cosa molto interessante, ragazzi, quindi una volta completato il digitale potremmo ordinare lo stampato. Probabilmente, penso, lo farò. La collezione digitale è valida fino al 31 agosto 2024. Penso che la faremo, ragazzi, ed eccolo qui, infatti, Serie C, Lega Pro e Serie A femminile, se girone A, girone B, girone C e digitale. Questa è la prima volta, penso, che ci sia una roba del genere teoricamente, e ti stampano appunto l'album. Questa è una cosa molto molto bella. Non so, ovviamente penso che riceverai l'album proprio stampato
stampato con le immagini, non con le figurine a parte da dover attaccare. Non lo so, ma lo scopriremo. Quindi, vabbè, calciatori anteprima l'avevamo già visto. Il cofanetto, questo lo aspetto, ragazzi, mamma mia. Vedo ora che esca questo qui, perché secondo me è sempre il top. Pacco da 100. E qui abbiamo le super calciatori. Ok, perfetto. Di qua invece abbiamo l'almanacco illustrato. Ok, abbiamo visto tutto, ragazzi. Abbiamo le squadre di serie C. Ok, e direi che adesso però serie D va bene. Vogliamo iniziare ad aprire. Vediamo l'ultima pagina. Calciatori Goal Machines, 10 card esclusive. La prima la prendiamo con lo starter pack. Ok, le altre sono Leao, Lookman e Immobile. Queste tre le troviamo solamente online. E poi abbiamo gli upgrade. Ok, ovviamente dobbiamo andare a cercare anche queste qua. Comunque, signori, abbiamo dato uno sguardo molto veloce a quello che era l'album. Andiamo ad aprirci i quattro pacchetti che erano appunto all'interno dell'album. Quindi, signori, partiamo dal primo. Come ho detto, non so se sarà qui la speciale di Lautaro Martinez, ma ovviamente lo scopriamo. Allora, Thuram, Romagnoli, vediamo anche il design nuovo ovviamente, Samardzic, Gatti. Qui abbiamo, attenzione, Frosinone calcio, Nesana Frosinone, Frosinone Ale. Ma questa da dove esce? Ma pensa a te, ragazzuoli, bellissima. Qui abbiamo Teo Hernandez Elite. Ok, tra l'altro qua abbiamo un codice. Non vorrei che sia... Con questo codice riceverai una bustina con figurine digitali per completare... Ok, questo è il digitale. Ok, questa è la figurina digitale. E sono stickers. Gran genialata di Panini questa. Molto bravi. Teo Hernandez. Qui abbiamo Augello. E abbiamo la Cremonese. Andiamo ad andare a scoprire dov'è questo Lautaro speciale, ragazzi. Perché è nascosto da qualche parte. A sto punto non era dentro l'album. Direi che è qui. Banda. Poi abbiamo Coppola, Sanchez, qui il nostro codice, poi abbiamo tre giocatori della Ternana, abbiamo quattro stemmini, signori, e tre giocatori del Parma. Niente, Lautaro ancora non si vede. Allora, Gilardino, olè, grande, Daniliuc, poi abbiamo Zortea, Strefezza, abbiamo il nostro codice, la Dea, tre giocatori dello Spezia e lo scudetto della Lazio. Ragazzi, comunque molto bello, eh? Molto bella, molto bella, molto bella. Tre giocatori qua della Reggiana. Allora, a sto punto, ragazzi, l'ultimo pacchetto. Allora, o Lautaro qui dentro o non ho capito dove si prende. Comunque lo scopriamo. Llorente, Erlich, squadra della Juventus femminile. Ok, ragazzi, non ho capito dove si trova Lautaro. Vediamo un po'. Starter pack di Mano. Lautaro Martinez Inter, in edicola il 12 dicembre. Ok, con Topolino. Non è che sia dentro Topolino, ragazzi. A sto punto mi viene il dubbio. Eh no, non c'è. Non capisco dove sia. Solo qui la esclusiva carta di Lautaro. Non capisco dove sia. Ok, non ci ho capito niente. Me lo direte voi probabilmente. Perché non l'ho visto neanche. Aspettate, forse metà? No, non c'è nemmeno metà dell'album. E quindi, ragazzi, non ho sinceramente capito dove possa essere lo stickers speciale di Lautaro. A meno che... No, non è neanche, dici, attaccato da qualche parte. Ok, perfetto, mi sono perso questa cosa. Quindi poi fatemi sapere voi nei commenti, perché, signori, non so dove sia questa figurina speciale di Lautaro Martinez. Comunque, signori, noi andiamo avanti. Il nostro lo continuiamo a fare. Apriamoci un po' di pacchettini per vedere se riusciamo a trovare qualche bomba nei prossimi giorni, ragazzi. A parte uscire tutti i vari video della nostra serie, delle nostre classiche serie, la squadra delle calciatori Panini su FIFA, andremo anche a fare qualche video dove attacco con voi le figurine. È una cosa che non ho mai fatto, ma penso che l'andremo a fare. Vogliacco, Boloka, Freundrup, Heizi, il nostro codice. Comunque l'andrò a fare questa, ragazzi, lo completeremo, lo ordineremo e vedremo cosa arriva. Poi abbiamo qui tre giocatori del Brescia, due del Virtus Francavilla e del Turris, e il Picerno e Potenza. No, ci sono rimasto un po' male per Lautaro. Allora, non ho capito se è una roba che ho sbagliato io, che non ho capito bene dove si trovi. Juan Jesus, Smalling, Barrerecea, Olé, Bradaric. O in alternativa me lo sono perso da qualche parte. Stemmino dell'Atalanta, Olé. Perché potrebbe essere che me lo sono perso da qualche parte. Però bisogna capire dove. Magari mi fate sapere anche voi nei commenti. Arnautovic, Fiorentina, Carne Secchi, Lecce Esports e Monza Esports. Poi abbiamo lo stemma dell'Inter, olè. Poi quest'anno non so, vorrei anche completarlo proprio. Quello dell'anno scorso devo ancora completarlo, sinceramente. Magari potremmo anche scambiare delle figurine noi. Politano, Kjaer. Poi abbiamo tre giocatori qua dell'Ascoli, Spal, Torres e la Coppa Italia.
Sto ancora pensando a Lautaro Martinez, ragazzi. Oltre ovviamente a quelli che andremo a trovare. Squadra del Sassuolo femminile. Poi abbiamo Faraoni. Abbiamo Duda McKennie. Olè. Poi abbiamo Fera Pisalò. L'abbiamo qui la Supercoppa. Sì, Supercoppa italiana, ragazzi. E sotto abbiamo la Cremonese. Olè. So quanti pacchetti abbiamo aperto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con questo 10. Vlasic, Bove, Pedersen. Poi abbiamo il Como Woman. Abbiamo il nostro codicino. Lo stemma della Juventus con questo taglio così, zac. Novara e Padova. E infine i nostri tre amichetti qua. Andiamo avanti con altri 5 pacchettini. Voglio trovare un top player. Esattamente come Mario Rui, signori. Attenzione, Mario Rui, Corazza, Kyriakopoulos, Spinazzola, Palermo, ok, con il nostro codicino Casertana Brindisi. E qui abbiamo il Sud Tirol. Qui ci divertiamo poi ad attaccarle. Kostic, abbiamo il Napoli, signori, femminile però, eh. Poi abbiamo Nandez, abbiamo Caso, ok. Qui abbiamo l'esultanza, nuova firma, Romelu Lukaku, signori. Olè, e la Ternana. E Gianluca Scamacca, nuova firma, pure lui, ovviamente, che l'anno scorso era il West Ham. Christiansen, Orsolini, Augusto. Poi abbiamo Cambiaghi, Rosa Nero, qui Palermo, ok. Bologna Esports, Cagliari Esports. Ragazzi, non abbiamo ancora trovato un Chiesa, un Osimhen, un Lautaro, un Leao. È una roba che sposta gli equilibri. Moro, Daniliuc, Caprile, Renatone Sanchez. Poi abbiamo il Genoa, stemma del Sassuolo. Io non ci credo. Possiamo trovare, dai. Allora, appena troviamo uno tra Chiesa, Lautaro, Leao, bla bla bla. Vlahovic! Vabbè, Vlahovic top player, signori, eh. Vlahovic top player. Dusanon e Vlahovic, Torsvet, Dumfries. Qui il nostro codicino. Ok. E sotto abbiamo Mr. Badei, Panini Elite. Bella questa texture che hanno fatto, e tre giocatori qui della Ternana. Apriamo altri 5 pacchettini per un totale di 20 nel primo episodio, signori. Si starta così con il numero 7, Federico Chiesa. Olè, bello, ci piace, ragazzuoli. Poi abbiamo Anquist, Costil, Casale, Gagliardini nuova firma, il Frosinone. Olè, quart'ultimo pacchettino, ragazzuoli. Ilic, Reinders, Ciauna, Martinez quarta, olè. Poi abbiamo Ciurria, abbiamo il Napoli, signori, Kvaratskhelia, eccolo qua, Osimhen, la grande coppia, buono per adesso, buono, 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 ci piace, Florenzi, ragazzuoli, Iquemesi, Kalulu, Posh, il nostro codice, abbiamo Cerignola e Messina, ok, penultimo pacchettino. In questi giorni, ragazzuoli, occhio, attivate le notifiche al canale, iscrivetevi, mi raccomando, siamo sul mio secondo canale e i contenuti usciranno solamente qui, inerenti alle figurine panini, le nostre vecchie serie, quindi mi raccomando, attivate la notifica. Timothy Weah, Classe, Adli, Mari, Olè, Juventus fino alla fine, forza Juve. Abbiamo l'Hellas, Verona e il Monza, ok. Signori, qui abbiamo l'ultimo pacchetto. Con Lukumi, Luca, Paiero, Di Francesco, ok. Qui abbiamo Gubbio, Fermania, Cioffi ed infine tre giocatori dello Spezia, ragazzuoli. Quindi, signori, abbiamo aperto una ventina di pacchi, ok? Due cose vi chiedo. La prima, fatemi sapere se nel prossimo episodio volete anche i codici, quindi che vi faccio vedere i codici se fate la collezione anche voi, che nel caso ve li condivido anche a voi senza problemi. Ovviamente, come sapete, chi prima arriva meglio alloggia, però io insomma ve li condivido senza problemi. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace e tanti commenti, perché se condividete anche il video con i vostri amici ovviamente uscirà subito un nuovo episodio. Obiettivo di quest'anno, completare l'album, e lo faremo assieme, perché usciranno anche video dove andrò ad attaccare tutte le figurine per vedere quella che ho, per fare il classico ce l'ho mi manca, così almeno anche insieme potremo capire quali sono le figurine che mi mancano. Magari appunto mi potete scrivere e le possiamo scambiare. Se siete nuovi iscritti al canale, grazie della visione, grazie di tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.